Salve a tutti, eccomi qua con un'altra piccola guida. Oggi vi parlo dei crocini di registro perché ho notato che molte ragazze, molte persone non hanno capito bene il meccanismo per far sì che la Cameo tagli perfettamente il disegno. Io ripeto sempre a chi mi chiede aiuto per questa cosa, di prima di tutto tenere chiuso il coperchio della Cameo e seconda cosa, ma non meno importante, anzi la più importante, è mettere il disegno centrato nella pagina in modo che non sborda per far sì che la Cameo quando legge i crocini il disegno sia posizionato nella maniera giusta. Ora vi spiego come fare. Prima di tutto dobbiamo andare in quest'icona qua, che è la finestra dei crocini di registro, e dobbiamo mettere da questo menu a tendino di tipo 1, Cameo, Portrait e Curio. Ed ecco qua che ci ha messo i crocini. Allora, in questo modo vedete bene che sborda addirittura dalla riga rossa, però a noi non interessa questo, non deve sbordare per noi per far sì che la Cameo taglia perfettamente il disegno, non deve sbordare da questa linea qua. Allora, premetto che io ho la versione a pagamento del software, quindi farò uso delle guide. Ma chi ha il programma free purtroppo non ha le guide, quindi deve andare un po' a occhio e deve guardare bene che non sborda, diciamo, da questa linea qua. Ora vi faccio vedere con le guide, così capite meglio. Io, vedete, metto la guida a pari qua, poi prendo quella di fianco, l'altra e l'altra. Vedete, qui sborda abbondantemente, anzi ho detto va anche nella parte rossa. Ora come faccio? Io riduco un po' il disegno in questo modo e lo centro in mezzo, però qui, se vedete, mi sborda ancora. Vedete la mia guida? Qui non va bene, quindi cosa faccio? Riduco ancora e lo porto, vedete, dentro, centro, così sono più sicura. E ora, vedete, sono tutti dentro alla guida. Vedete? Non sborda più. Rimaniamo tutto all'interno delle guide blu. E così sono sicura che la Cameo taglierà perfettamente il mio disegno. Spero con questo di essere stata chiara. E se vi iscrivete al mio canale mi fate piacere, così mi aiutate a crescere, o commentate. Insomma, fa sempre piacere. Se avete bisogno di qualche guida, ditemelo. Io farò in modo di farla nel breve tempo possibile. Con questo vi saluto e ciao al prossimo video!